Salve a tutti i lettori di Windows Blog Italia. Finalmente abbiamo messo le mani sulla prima versione pubblica, in versione preview ovviamente, di Windows Phone 10. Per installarla dovrete essere Windows Insiders, quindi dovrete registrarvi sul sito Microsoft. In ogni caso, sul nostro blog, su Windows Blog Italia, trovate tutte le istruzioni per farlo e installare questo comune aggiornamento. Purtroppo in questa prima ondata di rilascio Windows 10 Mobile è disponibile soltanto per alcuni cellulari, tra cui Lumia 730 e Lumia 830, più altri di fascia più bassa, soprattutto quella della fascia 630. Ma vediamo subito le novità principali di questo aggiornamento. Quella che salta prima di tutto all'occhio è la possibilità di applicare sfondi non sotto le tile, ma dietro le tile, quindi le tile diventeranno semitrasparenti e lo sfondo prenderà tutto lo schermo. Un'altra novità, sempre per quanto riguarda le live tile nella start screen, sono le icone ridimensionabili in più misure. Ad esempio, Cortana può essere fatta grande come due file di tile, oppure, ad esempio, l'app People, contatti, può addirittura essere verticale o ovviamente grande come quella lì di Cortana. Ad esempio, questo qui è formato verticale. Queste nuove funzioni sono supportate purtroppo soltanto da poche app al momento, ma siamo sicuri che presto se ne aggiungeranno molte altre. Altre novità riguardano alcune applicazioni integrate in questo aggiornamento e aggiornate. In particolare, prima avevamo questo file manager rilasciato pubblicamente sul Windows Phone Store per tutti, mentre ora è stato integrato quest'altro file explorer, dove c'è una prima schermata con i file recenti, ma si può anche passare alla SD oppure alla memoria interna. Interessante che, ad esempio, nella cartella musica vengono mostrate le copertine degli album musicali, dei nostri brani, funzione che, ad esempio, prima non era disponibile nella versione pubblica. Interessante anche la possibilità di poter navigare facilmente tramite la barra di navigazione qui in alto. Un'altra applicazione che è stata profondamente rinnovata sullo stile di quella per Windows Phone 10 è l'applicazione Sveglie. Ci sono questi nuovi pulsanti, ma soprattutto c'è la sezione con gli orari del mondo, con tutti i fusi orari, se ne possono aggiungere di nuovi e si possono anche comparare vari orari di varie nazionalità. C'è il timer, cioè il conto alla rovescia, e anche il cronometro con la possibilità di salvare dei giri, oltre che di condividere il risultato. Non manca anche la possibilità di pinnare a start singolarmente tutte queste funzioni. Molte delle app che verranno aggiornate in futuro non sono state ancora aggiornate. Stiamo parlando di Office, di Posta e di tutte quelle applicazioni che comunque prenderanno molto dalla versione per desktop e tablet. C'è però ancora qualche applicazione che è stata aggiornata, ad esempio l'applicazione SpeedDial, che è stata aggiornata con questa nuova grafica, anche se sinceramente è un po' scomoda perché raggiungere questi pulsanti qui in alto non è proprio semplicissimo. Ma le novità non sono finite, infatti un'altra novità molto attesa è il rinnovato centro notifiche. Questo ha sostanzialmente un paio di funzioni nuove, ma davvero molto molto comode. Stavo parlando della possibilità di espandere i tasti rapidi, i pulsanti rapidi in alto, per poter accedere rapidamente a tutti i vari switch di sistema, ma soprattutto la possibilità di espandere le notifiche ricevute, e in alcuni casi anche di rispondere. Infatti, ora proviamo a mandare un messaggio ad Alex.
e aspettiamo che ci risponda. Nel frattempo che ci risponde, andiamo nelle impostazioni che sono state anch'esse molto rinnovate. Infatti ora, oltre ad una migliore organizzazione facilitata anche dall'icone, abbiamo nuovi menu che prima non erano presenti in Windows Phone 8.1. Molti di questi menu sono stati trapiantati, diciamo, da Windows 10 per desktop e tablet, ad esempio questo qui delle mappe. Ma ce ne sono anche molti altri. Tornando al centro notifiche, stiamo ancora aspettando il nostro messaggio. Nel frattempo possiamo vedere la nuova applicazione Foto, che pure viene direttamente da Windows 10. Ecco qui, abbiamo ricevuto il messaggio da Alex e non solo possiamo rispondere qui, ma possiamo anche, se ad esempio non abbiamo preso subito la notifica, leggere il messaggio ricevuto dal centro notifiche e rispondere direttamente qui. Anche io sto registrando la review. Nel frattempo, cogliamo l'occasione per mostrarvi questo nuovo joystick posizionato qui in basso. Questo consente di spostarsi rapidamente tra le lettere che si stanno digitando in una casella di testo. Risulta davvero molto comodo, soprattutto per chi ha lettera grande e magari lo schermo molto piccolo. Ora proviamo ad inviare il messaggio con questa rapida animazione, abbastanza simpatica. Il messaggio sarà inviato senza aprire l'app Messaggi, quindi in qualsiasi app in cui vi troviate. Questa qui è la nuova applicazione Foto che deve essere ancora molto migliorata. Questo qui è uno screenshot che abbiamo eseguito prima. E è molto lenta a rispondere ai nostri comandi, soprattutto a quelli di Pinch to Zoom. Qui c'è un menu che consente una rapida modifica del taglio, di queste cose classiche così, con anche vari formati. Proviamo a tagliarla così e salviamola. Ovviamente può anche essere eliminata se non ci piace più. Un'altra novità interessante è la possibilità di consultare le informazioni di file che prima erano disponibili soltanto attraverso LumiaCamera. Qui invece c'è un altro menu che consente di regolare alcune impostazioni e di accedere ad esempio gli album e le cartelle. Sempre in tema di fotocamera invece dobbiamo segnalare che l'applicazione fotocamera originaria di Windows Phone è stata sostituita con LumiaCamera, che nel caso dell'830 comunque non include le funzionalità di scatto dinamico, quindi è la nuova versione di LumiaCamera, però comunque è castrata su questo modello di telefono. Per quanto riguarda le altre impostazioni, abbiamo tutte le classiche. Però manca la possibilità di scegliere il formato, della fotografia, soprattutto di impostare il DNG. Ma usciamo perché, c'è altro, da vedere. Proviamo ad usare Cortana. Cortana ha, questo nuovo menu qui in alto. Le impostazioni sostanzialmente sono sempre le stesse, anche se sono chiaramente simili a quelle lì di Windows 10 per computer. Non mancano i reminder, questa volta suddivisi per tempo, e per orario oppure per posto oppure per tutti quanti, mentre qui in basso ci sono questi nuovi pulsanti che vedremo presto in tutte le nuove applicazioni. Allo stesso tempo non sappiamo perché lo speech non funziona, probabilmente c'è un problema temporaneo con i server, comunque sostanzialmente le funzioni di controlli vocali sono sempre le stesse. In ogni caso molto interessante il resto delle caratteristiche.
Un'altra novità che è stata introdotta per l'occasione nella preview consente di mandare un feedback direttamente a Microsoft premendo il tasto Power e il tasto Volume meno, come se si volesse fare uno screenshot però con il volume meno invece di volume più. In questo modo si farà uno screenshot e si aprirà l'app dedicata appunto ai feedback. Qui vorremmo inserire il nostro feedback, start ad esempio. Premere più e mandare il feedback. Ovviamente prima bisogna accertarsi che non sia stato già inviato. Noi ovviamente abbiamo fatto una simulazione, quindi annulliamo l'operazione. Le novità sostanzialmente sono queste qui. In questa prima release di Windows Phone 10 ci sarebbero altri menu da mostrarvi, anche se non vi perdete nulla di che. Detto questo, vi sconsigliamo di installarla sul vostro Windows Phone principale in quanto non è molto scorrevole, ha ancora molti problemi, la batteria scarica abbastanza in fretta, anche se noi in realtà l'abbiamo usata abbastanza, e ha ancora qualche problema, quindi assolutamente non è da installare sul vostro telefono principale. Probabilmente con le prossime release sarà il caso di provare, ovviamente seguiteci e vi informeremo e soprattutto le prossime release saranno aggiunti e supportati nuovi Lumia e smartphone di altre marche senza dubbio. Con questo è tutto, se avete altre domande ponetele nei commenti al video oppure nell'articolo dedicato sul blog che trovate sempre linkato nella descrizione del video, che state guardando.